Ora passiamo invece al premio come miglior attore, che va a Giorgio Colangeli del corto Cuore di Pierpaolo De Meglio, per aver interpretato con intensità ed efficacia un ruolo complesso come quello del genitore. Ora io invito sul palco il regista, che è qui con noi, per fargli qualche domanda e ritirare il premio. Interroghi? Sì. Allora, intanto vorrei chiederti com'è stato lavorare con l'attore che ha vinto, Giorgio Colangeli, e come siete entrati nella storia, come l'hai coinvolto nella storia. Sì, innanzitutto piacere essere qui a ritirare il premio al posto suo, perché mi dà l'opportunità di dire che è stato un grande onore lavorare con lui. Lo reputo uno dei più grandi attori che abbiamo al momento in Italia, quindi... Ma io, quando gliel'ho proposto, ero pressoché esordiente, ho fatto solo un cortometraggio, e però lui, insomma, gli è piaciuta molto la storia, poi sa che lui ama le sfide, quindi si è concesso subito, insomma. Poi è una persona estremamente generosa e... è uno di quei casi in cui la bravura corrisponde anche a una grandissima umanità, a una profondità, e quindi è stato fantastico. E a cosa ti sei ispirato per dirigere e creare questa storia? Sì, lo spunto mi è venuto da un video che ho visto anni fa in rete di questo padre che effettivamente negli Stati Uniti aveva intrapreso questo viaggio per andare a incontrare il ragazzo che aveva ricevuto il dono in cuore della figlia, e rivedendo questo video mi trasmetteva sempre la stessa emozione, quindi ho detto: aspetta, c'è qualcosa di molto forte qua, e quindi ci ho costruito una storia dietro chiaramente, e quindi da lì questo è lo spunto, insomma. E chiaramente c'è tutto un discorso di redenzione, la seconda possibilità, e cercare di imparare dai propri errori e cercare di riscoprire qualcosa, ecco, che si stava per perdere. Ecco. Possiamo concordare che l'emozione ci è arrivata e è stato veramente bello da rivedere sullo schermo. C'è qualche dettaglio che voglio di condividere con noi che non abbiamo toccato, che vuoi... Beh, non dettaglio su di lui sicuramente, perché è ancora aperta la discussione, no? L'attore non si deve emozionare, ma deve far emozionare. No, l'attore deve emozionarsi, deve far emozionare. Io non so qual è la risposta, però posso dire che quando lui, insomma, abbiamo girato la scena del cuore, c'era lui e piangevamo tutti, dalle comparse a noi dietro la macchina delle prese. Credo che lui sia uno di quegli attori che si emoziona davvero, e poi, ecco, tutta la sua emozione, poi quella è una vera magia, emozionarsi e saper far emozionare comunque. Però ecco, questo sicuramente un aneddoto, visto che il premio poi è suo. Ecco, lei infatti adesso arriva il premio. Oh, fantastico. Consegnato dalla nostra direttrice artistica, Giulia Buona.